carissimi utenti, è la volta degli allievi. E degli carissimi utenti, abbiamo gli allievi. Abbiamo partecipa Verre Alessandro della Team Bikers Viggiano. Abbiamo Ronzo Rubino, Veneziani, Mileti, Donato Oriente, Turitto, Adducci, Tarantini, Amato D'Amico, Saluzzi, Russo, Esposito, Cioce Preziosa, Mastro Pasqua, Colasanto, Piarulli, De Feo, Donna Loia, Pugliese, Cairo, Baronetti, Lazzari, Elia Ferrante, Connella, Ferrara, Gianluigi, Pagano. Poi abbiamo Varalla, Mattia Maria, Ferramosca, Paolo, Babbino Domenico, Grimaldi, Elio, De Rinaldis, Lorenzo, De Matteis, Pietro. Abbiamo anche Acquaviva Luca, poi Habibi, Claudio, Talao, Antonio. Tra le donne, appunto, quindi importante la partecipazione della Team Bikers Viggiano, che ha il suo atleta, si tratta di Alessandro Verre, che poi abbiamo altre società, la Team Edil Cofano Narducci, la SD Belvedere, proveniente sicuramente dalla Calabria, la Leonessa Tackler Ceglie Bike Altamura, il Ciclo Team Valnoce, Salis Bike, la Movicos Sport e Turismo, la Oria Bike Run, la Polisportiva Iacovino Potenza, la Team Bikers Viggiano. Abbiamo un altro atleta che si chiama Gianmario Russo, ancora la Salis Bike che ha già partecipato alla Giovanissimi, la Movicos Sport e Turismo, la Ciclistica Oliveto Citra. Poi abbiamo ancora altri tre atleti della Team Bikers Viggiano, Mattia Maria Varalla, Paolo Ferramosca e Domenico Babbino. Quindi davvero eccellente la presenza di questi atleti, sono ben 5 gli atleti della Team Bikers Viggiano che parteciperanno all'evento. A momenti dovrebbe iniziare la... Ed ecco che si dovrebbe partire, carissimi utenti, con gli atleti che partiranno qui, la sezione, la categoria, allievi ed esordienti. Gli esordienti partiranno 30 secondi dopo, vediamo dopo 40 secondi cosa succede. Ecco, vediamo un attimo in azione. In azione. Ed ecco in azione. Eccoli nelle immagini, tutti pronti qui. Ed ecco si parte. Carissimi utenti, nelle immagini, attenzione, c'è una forte velocità tra di loro. Attenzione, 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 e si cade. Ed ecco Verre nelle immagini della Team Bikers Viggiano, che supera il suo concorrente e velocizza il ritmo e si porta in avanti. Verre della Team Bikers Viggiano in azione in questo momento, come si può vedere. Alessandro Verre, eccolo nelle immagini. Alessandro Verre in prima posizione, ha superato tutti con la divisa biancorossa, come potete vedere dalle immagini. Tarantini, gli esordienti, ecco gli esordienti nelle immagini, gli esordienti, gli esordienti.
Ettore Lo Consolo per gli esordienti in prima posizione. Davvero una gara molto ricca di emozioni. Ed ecco intanto gli ostacoli per quanto riguarda gli allievi. Bravo Matta! Non scende dall'alto. Bene. Guarda avanti. Via, via, via. Intanto Verre prosegue la sua corsa. Come si, Alessandro Verre della Team Bikers Viggiano. Come si può vedere dalle immagini. Eccolo nelle immagini. Prosegue. Adesso c'è la discesa. Bravissimo. Eccolo nelle immagini Verre. Che continua. Ecco nelle immagini abbiamo tutti gli atleti che effettuano la discesa, come si può verificare dalle immagini, molto emozionante, si va nel secondo settore, ecco nelle immagini, carissimi utenti, tutti i partecipanti sono gli allievi, abbiamo questa discesa davvero molto emozionante, come potete vedere dalle immagini. Via Alfonso, via! Alfonso, attenzione, tieni la destra! No, tieni la destra! Eccolo! Che macello, che macello! Ecco, nelle immagini, qui è la seconda pista. Come potete vedere dalle immagini, c'è davvero una competizione enorme. Ecco nelle immagini, Alessandro Verre. È proprio lui che sta dominando la gara. Eccolo qui, Alessandro Verre, nelle immagini che dovrebbe in questo momento salire. Eccolo nelle immagini, Alessandro Verre, Alessandro effettua la curva, Alessandro Verre nelle immagini, dovrebbe salire un secondo, vediamo un attimo, eccolo qui, Alessandro Verre, bravissimo ed è in prima posizione. Poi abbiamo questi utenti, abbiamo appunto Tarantini, Saluzzi. Ecco, davvero una salita emozionante. Poi abbiamo anche il numero 17. Bene, bene, attenzione, qui si scivola, si porta la bicicletta con le mani, perché è venuto a piovere, questo giustamente ha prodotto, ecco ci sono... ciclisti molto intelligenti che portano la bicicletta con le mani, davvero emozionante questa salita, vedete nelle immagini tutti i ciclisti, gli allievi che con grande impegno proficono grande interesse, attenzione, ecco vedete nelle immagini questa gara davvero emozionante, come si può vedere dalle immagini, davvero eccellente il lavoro degli allievi. Ecco, vedete in azione. Matti, metti agile e scendi, metti agile e scendi. Vai, vai. Atto, scendi. Forza, in azione. Siamo nella seconda parte della gara. Ed ecco Verre nelle immagini, Alessandro Verre è in prima posizione. Come potete vedere nelle immagini, è seguito da Tarantini e Coiro. Verre intanto ha un tempo superiore a Tarantini e Coiro, è davvero molto difficile realizzare una cronaca per quanto concerne la ciclo bikers, bisogna, perché il percorso è molto lungo, quindi tra l'altro è anche campestre, quindi diciamo non è semplice. Intanto avanza Alessandro Verre qui nelle immagini, Alessandro Verre in prima posizione, seguito appunto da Tarantini e Coiro, come si stanno dando davvero forte competizione in seconda e in terza posizione, eccoli nelle immagini, Tarantini Simone. E in prima Tarantini e Coiro. Ecco Tarantini e Coiro qui nelle immagini. Stanno tutti quanti scendendo. Vedete nelle immagini. Davvero una ripresa eccellente. Sono tutti dietro. Una discesa davvero ripida. Coinazione.
gli allievi, come potete vedere dalle immagini. Benissimo. Si continua. Vai Gianuario. Azione. Tutti i ciclisti, attenzione. Se ce la fai, vedete nelle immagini. Intanto Verre, Alessandro Verre è in prima posizione, mentre tutti gli altri lo seguono, ma è sempre lui a detenere il primato qui sulla pista del sulla pista di Viggiano, organizzato l'evento da Team Bikers Viggiano. Ecco nelle immagini appunto Alessandro Verre, gli applausi del pubblico, ecco che lui sale, ce la fa, ecco nelle immagini, bravissimo, molto in gamba il ciclista che va, c'è l'avanzata del numero 23, si tratta appunto di Coiro e poi Cairo e Tarantini, Cairo e Tarantini, e poi tra l'altro c'è anche un altro numero, attenzione, qui per evitare di cadere si porta la bicicletta in mano, si continua a... ricordiamo che in realtà è piovuto, Cairo e Tarantini si danno ben... La corsa, come si può vedere dalle immagini, c'è una forte competizione. Intanto qui si continua a scendere. Davvero una lunga pista. Ed ecco che sale, vero? Cairo nelle immagini. Cairo, il secondo. Cairo, molto bene. Cairo avanza. Poi è la volta di Tarantini. Ed ecco il numero 17. Numero 17 che Mastrapasqua e poi Varalla, Mattia Varalla che sale anche lui qui, questa salita davvero un percorso molto ampio e vasto. Qui c'è una competizione enorme, come si può vedere dalle immagini, vedete? Una competizione enorme, un percorso molto lungo, vedete, intanto c'è stata appunto la pioggia che ha causato, intanto si continua a salire Babbino, qui nelle immagini Babbino, bravo Babbino, poi c'è Preziosa nelle immagini, ecco bene, bravissimi applausi del pubblico per questa strepitosa Gianuario, attenzione, però si scivola, perché si scivola, vedete, si scivola, bravissimi il ciclista che in realtà riesce con la bicicletta a portare la bicicletta sulla salita, vedete, fanno tutti così perché in realtà è molto ripida, è molto scivolosa, molto pendente e scivolosa. Ecco, vediamo l'altra ciclista si blocca, vediamo cosa succede, poi... ce la dovrebbe fare Veneziani, eccolo nelle immagini. Bene, ancora. Bravo, ecco, bisogna prendere un po' di corsa in più, accelerare, altrimenti rallenta la bicicletta. Di nuovo in azione. Si continua a circolare, come si può vedere dalle immagini. Ecco Alessandro Verre nelle immagini, bellissima questa discesa che intraprende l'atleta della Team Bikers Viggiano, ecco nelle immagini che continua l'azione, la squadra Team Bikers con Alessandro Verre, intanto anche in pista si scivola, ma è un fatto scontato,
dato che è piovuto. Poi tra l'altro bisogna ricordare anche che c'è stata nebbia, all'inizio della mattina, quindi intanto i corridori qui ci sono, ricordiamo anche, c'è anche la categoria esordienti, come si può vedere dalle immagini. Ecco, ricordiamo che partecipano anche le donne. Gara, ecco nelle immagini Alessandro Verre della Team Bikers Viggiano, molto bravo, molto determinato, continua a... Ecco Alessandro Verre, vediamo la salita di Alessandro Verre, un atleta davvero fortissimo, bravissimo Alessandro Verre nelle immagini, e sale e continua il suo. Carissimi utenti, un'altra notizia per quanto concerne gli esordienti: Carrer è in prima posizione. Come vedete, davvero c'è una sfida incandescente sia tra esordienti che allievi, ma comunque dimostra l'atleta della Team Bikers Viggiano di essere davvero molto competitivo in questo campionato regionale. Davvero un concorrente alla grande. Nelle immagini, carissimi utenti, Verre nelle immagini in prima posizione, vedete, sta offrendo davvero grande spettacolo. Ricordiamo che l'atleta appunto, il secondo atleta, ha bucato, quindi adesso forse sarà la volta di Tarantini ad essere secondo, in seconda posizione. Ecco nelle immagini, Alessandro Verre. Alessandro Verre che continua ad essere determinante e incisivo. Ecco nelle immagini Siamo al quarto giro? Quarto giro, Alessandro Verre è in prima posizione. Ecco nelle immagini. Cairo praticamente ha bucato, vedremo com'è la situazione, però a quanto pare dietro Verre non c'è nessun concorrente in questo momento. C'è una distanza di 50 secondi, però abbiamo altri concorrenti. Intanto abbiamo Verre che sta offrendo secondo, e Tarantini in questo momento. Verre nelle immagini, eccole qui nelle immagini, carissimi utenti, Tarantini è in seconda posizione. C'è una sfida concorrenziale. Tarantini, e intanto dall'altra parte c'è Verre che è in prima posizione. Vai Pietro! Ecco Verre, effettua la sua discesa, bravissimo. Ancora Verre in azione, ottimo, perché ci sono appunto quelli doppiati. Questo è un doppiato, come possiamo vedere dalle immagini. Intanto Verre continua la sua corsa qui nella seconda parte della gara, lo possiamo vedere qui nelle immagini. Intanto davvero una pista molto ampia che offre grandissime possibilità di poter percorrere. Sono oltre 2 chilometri. Ecco, anche gli esordienti fanno il loro lavoro. Attenzione nelle immagini, ecco, si continua a correre. Vediamo se scende Tarantini. Tarantini! No, non è Tarantini, scusatemi, è una donna. Ecco nelle immagini Chiara. Vediamo che Tarantini aumenta il suo vantaggio. Ecco nelle immagini davvero una distanza notevole da parte di Tarantini, che ha offerto davvero ha mostrato davvero un grande spettacolo. Ecco le immagini Tarantini. Qui nell'incrocio attendiamo anche il numero 9 che scende. Eccolo qui, Tarantini nelle immagini.
E poi c'è dietro un altro corridore. Della polisportiva Gaetano Cavallaro. Intanto Tarantini, vediamo nelle immagini. Ecco le immagini. Verre, Alessandro Verre, bravissimo. La sfida, carissimi utenti, tra Mastra Pasqua e Tarantini, tra seconda e terza posizione. Si gioca la terza e la seconda posizione. Utenti, siamo all'arrivo. Alessandro Verre della Team Bikers Viggiano è in prima posizione. Davvero ha effettuato una grande gara l'atleta della Team Bikers Viggiano. Eccolo nelle immagini, che con grande grinta si porta sempre in avanti. Ormai ha distanziato di notevole l'atleta Tarantini e Mastra Pasqua. Primo in questo momento, davvero dietro di lui non c'è nessuna. L'atleta della Team Bikers Viggiano sta effettuando una grande gara. Ecco Alessandro Verre che si lancia in avanti, ancora lui. Eccolo nelle immagini che prosegue per tagliare il traguardo. Davvero una grande gara la sua, una gara eccellente in lungo e largo, anche in discesa e in salita. Non è caduto neanche una volta. Davvero è stato molto bravo anche nella gestione della gara. Bravissimo, eccolo, bravo. Qui davvero è stata una grande gara, vera, un grande campione come lui, davvero sa dare di tutto e di più. Eccolo nelle immagini, carissimi utenti, l'atleta della Team Bikers Viggiano che ha fatto di tutto. Come è stato? Davvero lei è stato bravissimo. Grazie, la gara è stata molto dura, poi soprattutto le condizioni con quel percorso si è diventato ora, quindi. Ecco, ha bucato un suo collega, poi è stato alla fine Tarantini, è diventato secondo, era terzo, vero? Cosa ne pensa? Beh sì, il percorso comunque è stato fatto da poco, quindi non è che è proprio pulitissimo. Poi anche il fango. No, dico al di là del, voglio dire, boh, quindi giustamente forse come competizione diciamo è stato più semplice, giusto? Beh sì. Poi c'è da dire comunque loro non sono abituati a freddo, quindi. E invece abituato sotto la nebbia, sotto la pioggia, sotto la neve. Complimenti Tarantino, il campione degli allievi. Grazie d'attenzione su Telesport.